Bonsoir, bonsoir tout le monde! E siamo in diretta qui, un po' sistemando lo sfondo. Siamo in diretta, bonsoir tout le monde! E abbiamo un piccolo insegnamento oggi con questi cubi che escono dal muro in maniera soprannaturale. E si vede bene o non si vede bene? Vediamo, vediamo. Sì, si vede, si vede. Mettiamo colori. Colori diversi, così un po' più così si vedano, così sì, la maglietta un po' storta, ecco, ecco, perfetto, ecco, perfetto, così, 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 a posto, un po' trasandato, così, no, non trasandato, non mi ha fatto la doccia, ho fatto la barba anche. E dopo questa piccola introduzione, togliamo il, eccolo qua, adesso sì, adesso è tutta un'altra cosa. Vi posso vedere negli occhi e posso vedere la vostra anima. Vediamo. Sì, ok, ho capito. Sì, 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 perfetto. Benissimo. E oggi abbiamo uno studio che viene fondato su il pensiero che abbiamo avuto ieri. Ieri abbiamo avuto un bellissimo pensiero riguardo a una richiesta, una specie di come si può dire, aspetta che metto i saluti qua, ecco, ingrandiamo così posso vedere il pensiero che abbiamo avuto. Chi è questo? Ieri abbiamo avuto un bellissimo pensiero. Chi sta parlando? Riguardo a una richiesta, una specie di... Ma? Scusate. Ah, esce da qui, ma guarda te. Ecco. Audio off, perfetto. Non so come mai era connesso questo apparecchio qui che è molto interessante. Non so se riesco a farlo vedere. Questo è un robotino qui. È un robot. Sì, sì, è acceso, è acceso. Non so perché è acceso. C'è un telecomando da qualche parte? No, ecco. Ok. Adesso l'abbiamo tolto. E c'è un telecomando e torna. E perché torni? Ma va? Aspetta, lui fa quello che vuole. Ecco, vediamo se riusciamo. No, c'è un telecomando per spegnerlo. Sono due le scelte: trovare il telecomando o lanciarlo dalla finestra. Ma come questo giocattolo costa un pochino, eccolo, eccolo qua, vedi? Per esempio, tu puoi prima di spegnerlo ti faccio vedere qualche cosa bella, vedi? Allora, tu puoi fare la riunione con tanti, giri, dipende di chi c'è, e allora tu fai la riunione, appaiono tutti, giri in basso, in alto, e poi schiacci play on off e poi lo lanci dalla finestra una volta che ti è stancato. E lo utilizziamo per gli incontri Zoom. E questa sera alle ore 20 abbiamo l'incontro sullo studio Il Regno di Dio, affascinante studio, ragazzi, non mancate. Per quelli che vogliono partecipare potete benissimo contattare il nostro caro Pasquale al numero sopra impressione. Al numero che vedete lì sotto potete benissimo chiamare a Pasquale e partecipare come auditori. La scuola in sé è anche gratuita, per quello se vuoi iscriverti non c'è problema. E poi vedere la lezione che stiamo vedendo questo mese, no, che vedremo il prossimo mese, Il Regno di Dio. Interessante Il Regno di Dio, molto interessante. E presto faremo anche il libro. Ecco. Guardate ragazzi, in anteprima. Ta-tan. Non so se si vede. Sì, 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 lo vedete al contrario, lo vedete diritto. Così, ecco. Eccolo qua. La fede. Questo è lo studio, questo è il primo di 24 studi della scuola biblica. Ce lo abbiamo anche in cartaccio, presto saranno a disposizione. Per adesso, c'è solo in PDF per gli studenti, perché abbiamo mandato a stampare tutto e lo porteremo per la nostra cara Exovo, Christian Expo, lì porteremo tutto il materiale. E sì, questo è il primo, è stato un lavoro
Bello, 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 perché puoi dare il CD che verrà accompagnato, dentro l'interno ci sarà il CD, e tu apri così, togli e c'è il CD, è un CD molto leggero, molto trasparente, e dentro c'è tutta la parte scritta, allora, cioè per farvi capire, ecco, vedi, tu vedi qua c'è il titolo, i passi, tutte le lezioni, non so se si vede, ecco, e questo è il libro che avranno anche tutti gli studenti, per vedere ogni mese un tema suddiviso in 3 lezioni, molto molto interessante per quelli che parteciperanno. Ricordo che alle ore vi avevo detto c'è il Regno di Dio, per chi vuole passare da ascoltatore potete benissimo chiamare Pasquale, se in questo momento non è rilassato nella sua piscina, perché alcuni di voi avrete visto il suo video facendo nella piscina, ha messo una piscina nel suo terreno, nella casa, una bellissima piscina circolare, molto bella, ha fatto questo video lui, dove a torso nudo lui nuotava, faceva delle vasche, ne avrà fatto 10-15 vasche, una cosa impressionante, la piscina dei 3x3, ma non è facile, addirittura riesce ad andare da un lato fino all'altro sotto acqua senza respirare. Per quello, se non si trova in questo momento nella sua piscina estiva, risponderà e vi darà il numero Zoom per trovarci alle ore 20 per poter vedere insieme il Regno di Dio con tutti gli studenti d'Italia. E per chi non ha segnato, ve lo rimetto qui il numero, scusate, ecco qua, il numero di Pasquale è il 329 1748 772. Perfetto, benissimo. E adesso sì, andiamo a un piccolo messaggio. Ieri abbiamo parlato di un caso, una sorella che aveva bisogno di una parola da parte da Dio e voleva il profeta, che il profeta dicesse: così dice il Signore, figlia mia, leggi la Bibbia. E il profeta ha parlato, ma la sorella non le è piaciuto quello che il profeta ha parlato. E allora, in poche parole, cresci. Ma la domanda che mi hanno posto: ma pastore, come si fa a crescere? Come spiegami il processo della crescita. Non darmi quella predica emotiva. Sì, perché tu crescerai nell'andare, nel percorso della vita, quando tu passerai nelle valli delle ombre, il Signore con il suo bastone ti guiderà e ti porterà verso quell'altra parte che è di là. Sì, è molto poetico, molto emotivo, ma dammi qualcosa di più concreto, pastore. Ok, perfetto, ti do qualcosa di più concreto. La prima cosa che tu devi capire per crescere è che tu già sei alla destra del Padre. La crescita in Cristo non è una progressione di informazione, è una successione di rivelazione. È un po' qua, un po' là. Regola dopo regola, un po' qua, un po' là. È tutto questione di capire quello che tu già sei. Quanto più rivelazione tu hai, più tu divieni quello che tu già sei. Tu non devi diventare in Cristo, tu devi capire chi sei in Cristo. Tu già sei seduto alla destra, tu sei già benedetto con ogni benedizione, tu hai già tutto quello che Dio. Oh mio Dio, sembro John Travolta con la camicia alzata. Allora, stavamo dicendo che, scusate, numero uno, la crescita, per crescere devi capire che non è come nel mondo, non devi raggiungere l'uomo spirituale, tu già sei spirituale dentro di te. Per quello a un certo punto Pietro ebbe una rivelazione che non è nato dal libro di Pinco Palino, il pastore, l'apostolo Pinco Palino, chi siamo in Cristo. E allora ecco, tu sei il Cristo, perché ho letto il libro dell'apostolo Pinco Palino, il quale mi ha insegnato che Cristo è il Cristo. No, non funziona così. Lui già sapeva chi era. Era una rivelazione interna, che è data dal Padre che è nel cielo, ma era una conoscenza che lui già aveva dentro di sé e che doveva venire fuori. E ora, come susseguenza, nella rivelazione, nella conoscenza della parola Cristo, boom, lui capisce chi lui è. Tu non sei Simone, tu sei Pietro. Pietro, lo spirituale. Tu sei, non sarai. Tu sei, io faccio di te pescatore. No, non sarai un pescatore, tu lo sei già. Il problema è che non hai la rivelazione.
di come prendere la cana, non quella del gas, ma quella per pescare. Allora, tornando a noi, andiamo alla parola, facciamo un combine, oh yeah, combine. E oggi sono andato in piscina e mi è entrata acqua nell'occhio. Perché c'è il consiglio di chiudere gli occhi quando vai in piscina. Allora, tornando a noi, allora, numero uno. Partiamo, no, andiamo qua, ecco. Siete pronti? Andiamo alla parola, così posso farvi vedere la parola e grattarmi l'occhio senza che voi mi vedete. Eccolo qua. Passiamo alla... Ora, Giovanni capitolo, terza Giovanni, versetto 2, perché è un solo capitolo, dice: carissimo, carissimo, che bello che lo Spirito Santo mi parla con affetto, carissimo, ah, mi piace Signore, carissimo, io so che sono, che sei, tu sei carissimo. Io prego, e questo è Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda di buona salute, come prospera l'anima tua. E ora nota che nella misura che prospera l'anima, perché nell'uomo spirituale tu già sei tutto, lo spirito, ascolta. Un attimo. Oh, scusate, allora. Nello spirito, tu sei uno con lo Spirito Santo, nota che dice che prospera l'anima tua, perché nell'anima... nello spirito tu già sei uno con Cristo, tu hai tutta l'informazione, tu hai tutta la rivelazione, lì c'è Pietro, lì c'è Israele, lì c'è lo spirituale, lì c'è il vincitore, lì c'è il conquistatore, lì c'è quello che è formato all'immagine di Cristo, è lì dentro, nello spirito, perché lo Spirito Santo e il mio spirito sono una sola cosa. E ora da lì devi passare all'anima. L'anima colpisce il cuore producendo buona salute e nella misura che io metto le mani, Dio prospera le opere delle mani. E ora vedete che è un processo che parte da la prosperità dell'anima. Non dice la prosperità dello spirito, perché noi già siamo prosperi nello spirito, siamo già benedetti con ogni benedizione nei luoghi celesti, perché noi siamo una sola cosa con lo Spirito Santo, e noi abbiamo, grazie a questo spirito che è dentro di noi, abbiamo ricevuto la benedizione di Abramo, che è dentro di noi, non è nell'anima. Per quello l'anima deve ricevere la rivelazione che viene dallo spirito, che fa sì che dal dentro venga verso il fuori e produca la crescita. Ha senso? Torniamo alla facciamo to, no to, torniamo alla parola. Ora, Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 17 dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Nota che ecco l'inizio, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ma non perché sei una vecchia creatura, scusate perché c'è qualche problema visivo, facciamo, eccolo lì, là, togliamo lo zoom così non ci disturba, ecco. Tornando a noi, abbiamo detto dunque uno è in Cristo e lì è una nuova creatura. Allora, che cosa è successo? È successo quello che Giovanni capitolo 12 versetto capitolo 1 versetto 12 dice: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto chi? A Cristo. E questa è una preghiera. Come fai la preghiera? Chi crede con il cuore e confessa con la bocca che Gesù Cristo è il Signore sarà salvato. Ora guardate qua. Scusate. Ora, quello che stavo dicendo è questo. Dice, chi crede con il cuore e confessa con la bocca che Gesù Cristo è il Signore sarà salvato. Lo dice la Bibbia. Chi crede con il cuore e confessa con la bocca che Gesù Cristo è il Signore sarà salvato, perché con il cuore si crede per giustizia e con la bocca si confessa per la salvezza. E ora ci sono questi personaggi legalisti, ignoranti, che non si rendono conto che basta una semplice preghiera per ricevere a Gesù Cristo. Ora, chi mi garantisce che l'ha fatto con il cuore? È tra te e Dio. Il mio compito è portarti verso colui che è quello che ha dato la vita e ti ha salvato su quella croce, Gesù Cristo. Se io credo con il cuore e confesso con la bocca, io sarò salvato. Allora, pensa che è una confessione quello che produce la vita eterna nella fede in quello che Cristo ha fatto più di 2000 anni fa. Vuol dire che se io semplicemente faccio quella preghiera con tutto il cuore sarò salvato? Sì, la Bibbia dice che dunque avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione di fede. Vuol dire che io ho sentito la predicazione di fede, che Cristo è morto e risorto, l'ho sentita, ho creduto con il cuore, ho confessato con la bocca, cioè ho ricevuto Gesù Cristo nella mia vita, boom!
e col tempio dello Spirito Santo. Perché dobbiamo farlo così complicato? Perché dobbiamo farlo così complicato? No, perché ci deve essere il frutto della salvezza, e prima che tu ti battesi tu devi smettere di fumare. E senti, chi dice che non pecca un bugiardo? Allora non mettere il giogo della legge a chi è una nuova creatura, perché le otri nuovi con il vino, le otri vecchi o gli altri nuovi devono essere con il vino nuovo, perché se tu cerchi di mettere il vino nuovo negli altri vecchi non funziona, esplode tutto. Allora, per quello ti dico che quando noi riceviamo a Cristo per mezzo di una semplice preghiera, tu divieni figlio di Dio, la salvezza è tua, è biblico. Leggi la Bibbia, mio Dio, Romani capitolo 10. Vai, chi crede con il cuore e confessa con la bocca che Gesù Cristo è Signore sarà salvato. Che ti piaccia o no è parola di Dio, per quello non arrabbiarti con me. Vai, se sei un religioso e ti stai manifestando, vai a urlare a Dio, apri la finestra e dire: no, no Dio, io devo fare delle opere, perché no, io non sono un fornicatore, non sono un adultero. Vedi, sai qual è il problema di questa grazia? Ci sono due limiti, ci sono i legalisti, i religiosi, e ci sono i per grazia. E il problema è che la grazia, se tu non sei spirituale, non funziona. E quando tu vuoi applicare la grazia al carnale, che cosa fa il carnale? Prende il discorso della grazia, il carnale è il bambino, e dice: adesso posso peccare, mi posso fare tutto quello che voglio, che non ci condanna. No, non ci condanna in Cristo per quelli che camminano nello spirito, non per quelli che sono nella carne. Ora, ritornando a noi, per non sviarci del concetto, dice: ma tutti coloro che hanno ricevuto e gli è dato l'autorità di diventare, ora questa è una parola molto interessante, lascia che cambia il colore, diventare figli di Dio, non dice per essere figli di Dio, ma per diventare. Interessante che lui mi dà l'autorità per diventare, vuol dire che io ricevo Cristo e ho l'autorità per diventare figlio di Dio. E quando si riferisce a diventare figlio di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome, perché se io credo con il cuore e confesso con la bocca che Gesù Cristo è Signore, se l'ho salvato, vuol dire che c'è un processo da quello che è il figlio maturo a questo figlio maturo, a quello che sono nel presente, cioè un bambino. Perché la Bibbia dice, Romani 8:14, infatti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono i figli di Dio. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che quando io ricevo Gesù Cristo, io ho il diritto di diventare figlio di Dio, la exousia, l'autorità, e che devo applicare. Se io non applico questa autorità, io rimarrò un bambino spirituale. Io devo crescere, ci vuole la crescita, e ricordate che la crescita è per mezzo della rivelazione, ma la rivelazione inizialmente tu la prendi per mezzo del latte, che è quel liquido primario che tutti gli esseri devono ricevere, e poi passare al cibo solido. Ma il cibo solido sono le rivelazioni più grandi di quello che tu sei in Cristo, ed è tutto un processo che tu devi passare. Ora, ma notate come prima io ho avuto il diritto di diventare figlio di Dio, ma poi solo quando sono guidato dallo Spirito Santo io sono un figlio di Dio. Ora, per essere guidato io devo imparare a riempirmi dello Spirito Santo, e non perché sono pieno dello Spirito Santo io sono guidato. Sottolinea questo, non perché tu sei pieno dello Spirito Santo, tu sei guidato. Per essere guidato ho bisogno di essere pieno, ma non perché sono pieno sono guidato. Perché? Perché dico questo? Perché se io canto nello Spirito, salmi, inni, canti spirituali, io mi riempio dello Spirito Santo, lo dice la Bibbia. Se io mi metto a cantare, adoro te, e anche se sei stonato come una campana, Dio guarda il cuore, e tu ti riempi lo stesso. Ora, se sei stonato in chiesa, se io canto e stonato in chiesa, a alta voce, mi riempio lo Spirito Santo, sì, ma il problema è che se tu lo fai sei carnale. Sai perché ti dico questo? Perché ti posso garantire che tutti quelli che saranno attorno a te non si potranno riempire dello Spirito Santo a motivo del fatto che sei stonato come una campana. Ora, tu lo fai con tutto il tuo cuore a Dio: adoro te,
e mi sono trovato in quelle chiese dove cerco di concentrarmi, ma c'è la sorella che con tutto il cuore, oh Dio, adoro te, e fanno il cioè come se fossero a Italia Got Talent. Ma vedi, questo è segno di immaturità, perché io devo rendermi conto che se io sono stonato e io canto a voce alta, è vero che io mi riempio lo Spirito Santo, ma difficilmente quello che è a fianco potrà concentrarsi per riempirci dello Spirito Santo. E ora ci vuole un equilibrio anche tra quello che è la mia pienezza e il corpo di Cristo, perché se io sono guidato dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo mi dirà, shh, abbassa un po' la voce. E ora vedi, io posso essere pieno dello Spirito Santo, ma non posso essere non guidato. Perché? Perché l'ho visto più di una volta. Non ti è mai capitato, dimmi la verità. Sei andato in una chiesa, ti sei seduto e la sorella cominciava, adoro te! In lacrime, tutta toccata da Dio, perché si stava riempiendo dello Spirito Santo e io non riuscivo a concentrarmi perché era più stonato di una campana e mi faceva male il timpano. E ora io... Che cosa le vuoi dire alla vecchietta che con tutto il cuore sta cantando a Dio? Vedi, è una persona che si è riempito perché lei si è gustato il culto e se n'è andata perché si è riempito dello Spirito Santo, ma non essendo guidata dallo Spirito Santo non ha permesso alle altre di poter concentrarsi in quel momento di lode, di musica per riempirmi anche noi. E allora per quello è un semplice esempio per farti capire come tu puoi riempirti dello Spirito Santo e non essere guidato dallo Spirito Santo, perché non venire a dire a me che se tu sei stonato come una campana e canti a tutto a polmone, la persona che è a fianco veramente potrà riempirsi di Spirito Santo. È un esempio, non so se mi sono spiegato. Scusate un attimo. Se li tolgo il tappo bevo meglio. Fresca, con del ghiaccio. Adesso parlo tutto così. Andiamo avanti con la parola di Dio. E Galati capitolo 4 versetto 1, ora noi siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto Gesù Cristo, abbiamo il diritto di essere maturi se siamo guidati, perché se non siamo guidati, Galati 4:1 dice, dico finché l'erede è minorene, mettiamolo in rosso, bambino spirituale, non differisce in nulla dal servo, cioè dal non credente, benché, wow, questo è forte, benché sia padrone di tutto. E queste sono le persone, queste sono le persone che vanno alla ricerca della parola di Dio tramite il profeta, che vanno a Međugorje a imporsi le mani, che vanno da a Miami e che poi vanno a Gerusalemme e vanno qui e vanno là perché pensano che Dio è là. Guarda, io ero del club, sono andato addirittura a digiunare al Monte Sinai e in mezzo al Monte Sinai Dio mi ha parlato e mi ha detto, ehi, io non sono in un luogo, io sono dentro di te, nel Monte Sinai, il Signore mi ha testimoni. E io mi sono detto, e mi hai dovuto far venire fino al Monte Sinai per farmelo capire questo. E a volte Dio ti lascia andare anche fino al Monte Sinai. Mi aspettavo l'undicesimo comandamento, ma no, quello che Dio mi ha detto nel cuore è, io sono dentro di te, figlio mio. E lì ho imparato una importantissima lezione, che molti credenti non imparano neanche fino alla morte, perché sono sempre dipendenti di qualcun altro, non imparano a crescere. E ora, ritornando alla parola di Dio, notate che noi già siamo padroni di tutti, di tutto. E tu mi dici, ma se io sono padrone di tutto, perché non sto usufruendo di quello di cui io sono padrone? Punto di domanda. La risposta la troviamo qui, perché sei minorenne. Finché sei minorenne, non differisce nulla del padrone. E ditemi se è per caso caduta la linea. Vediamo. Mi sa che sto leggendo. Vediamo. Scusate un attimo. Un check-in, un semplice check-in. Ditemi se è caduta, se si blocca, è importante. Perché ci tengo a condividere questo, no, qui siamo in regola, tutto il computer è in regola, e no, siamo in diretta. Buonasera, ok, shalom, no, mi dà la sensazione che non è caduta la linea, per quello possiamo continuare a andare avanti in questa piccola
spazio pubblicitario dove vi ricordo che saremo ok, tutto ok, perfetto, benissimo, grazie a Gabriele Frasca, Diletta, grazie a Antonio Sorvo, tutto bene, perfetto, andiamo avanti. E ora vi stavo dicendo che il poter usufruire di tutto quello di cui io sono padrone viene determinato principalmente da questo punto qui, e l'essere bambino. Ora, come si fa a crescere? Questa è la domanda importante. Come si fa a crescere? Andiamo di nuovo alla parola di Dio, saliamo un po', e questo è il primo passo riguardo alla crescita. Notate questo. Dice, come bambini appena nati, cioè siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto Gesù Cristo, quello che io devo fare è desiderare, così come si desiderano i doni, devo desiderare il puro latte, questo qui, il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, ok, del termine soteria, per la salvezza. Allora la prima cosa che io devo fare appena sono nato di nuovo, devo desiderare il latte spirituale. Allora ascolta questo è importante, dice il latte spirituale te lo deve dare un'altra pecora. Il pastore non ti dà latte, il pastore in teoria ti deve portare ai verdeggianti pascoli. E quello che fa, che ti dà latte il fratello che è intorno a te. Ora, questo ha molto senso quando tu ti metti nel pani di chi leggeva la Bibbia ai tempi della Bibbia, dove erano nelle case. E allora nelle case dice desiderate il latte. E allora c'erano quei fratelli, quelle altre pecore, le quali erano maturi spiritualmente e davano il latte. Per avere il latte, chi ti dà il latte può essere carnale, non c'è problema. Anzi, va benissimo anche un carnale, un neonato che ha un po' più di percorso, perché per darti il latte la pecora deve essere viva, ecco. una volta che tu passi al latte, cominci a nutrirti del latte, tu devi passare al livello successivo, e lo troviamo in Ebrei, che dice Ebrei capitolo 5 versetto 13: chiunque infatti usa il latte, quel latte che noi dobbiamo desiderare, chiunque usa questo latte, il latte primario, ecco, chiunque utilizza il latte, no, dice, non ha esperienza della parola di giustizia. Perché? Perché no, quando parliamo di esperienza non ha i sensi esercitati, non ha gustato la parte pratica. Lui ha la informazione, ha la teoria, ma non ha esperienza. Non è esperienza, perché per avere l'esperienza devi rinnovare la mente. L'esperienza arriva quando tu cominci a maturare. Finché è latte non hai esperienza. L'esperienza, il latte te lo dà un altro. Ma poi, quando imparo a morire me stesso, allora posso cominciare a cibarmi di quello che è il cibo solido. E perché dice? Perché ancora è bambino. Eccolo qua il problema. Ancora è bambino. Benché sia padrone di tutto, sei bambino. Non hai l'esperienza della parola, vuol dire che la parola è solo informazione a questo punto. Prima devo desiderare ardentemente questo latte, lo devo desiderare, lo devo cercare, ho fame di Dio, ditemi come cammino con Dio, sono un neonato spirituale, vieni, parlami, spiegami come si prega, come si cresce, come si legge la Bibbia, come si prega in lingue, come imparo a leggere da solo. Ditemi, devo desiderare crescere, è un desiderio, è come il bambino che e piange. Perché piange? Perché vuole il latte e qualcuno deve prendere il latte e darglielo. Non è che il bambino dice salutami, bevo il mio bello latte. No, non se lo beve da solo, perché non ha la capacità. E ora ci vuole qualcuno che lo dia. E ora, come un bambino ha bisogno di essere nutrito, così i fratelli devono dare quel latte primordiale, che è il primo trampolino. Ma tu non puoi vivere tutta la vita con il latte, come quelle madri che hanno i figli ancora di 2-3 anni con un seno gigante e ancora continuano a lattare al bambino, già quasi parla e sei ancora attaccato al seno. Mio Dio! Allora, ma il cibo solido, questo è quello che noi vogliamo. Il cibo solido è per gli adulti, ok. Nota che il cibo solido, le rivelazioni profonde, è per gli adulti. Quando io sono adulto, posso essere
ricevere queste rivelazioni, il cibo solido. Per quelli, cioè, che per via dell'uso di che cosa? Della parola di giustizia, hanno le facoltà o i sensi, i cinque sensi, esercitati a discernere il bene e il male. Perché? Perché l'uomo ha mangiato il frutto della conoscenza del bene e il male, e il bene e il male non è più determinato da Dio, ma è determinato dai cinque sensi. E ora, finché io sono un bambino, finché io sono di questo club qui, di questi, finché io sono un bambino, io non ho i sensi, io non riesco a discernere il bene e il male, perché il bene e il male è determinato dai miei cinque sensi. Ma quando io comincio con il cibo solido, allora ho le facoltà, ho i cinque sensi, e tutta l'informazione che io ricevo, per mezzo dei sensi, è spirituale. Non è più quella informazione dove io dico: oh mio Dio, stiamo per morire! Ah, stiamo per morire! Ah! E morì. E così fu. E poi nel funerale: perché Dio si porta sempre i buoni con sé. No, se al posto di dire stiamo per morire, avresti detto: l'angelo del Signore è con me e accampa intorno a me, e lui mi protegge e mi libera, noi non moriamo. Vedi, è questione di avere i sensi, perché il messaggio è uno, la informazione che tu vedi, la macchina che sta cadendo del precipizio, o il psicopatico all'aeroporto con le bombe, è lo stesso. E come tu reagisci a quella che determina quello che Dio potrà fare. Perché se tu dici: ehi, moriamo tutti, e così fu, e boom, sei saltato in aria insieme a tutti gli altri. Ma se tu dici: nessuna arma fabbricata contro me prospererà, perché hai la parola di Dio, tu hai visto la stessa immagine che il bambino cosa fa? Si è fatto la pipì addosso. Tu che cosa hai fatto? Hai permesso allo Spirito Santo di prendere la parola che tu precedentemente già avevi meditato e portarla nel momento opportuno per dire: sta scritto. E allora ecco una persona matura che cambia le circostanze, che non viene determinato dagli altri, ma che è una persona che veramente ha un impatto su questa terra. E non siamo in tanti, ma tu lo puoi essere. Per quello, se tu vuoi iscriverti a questa scuola biblica, alle ore 20 abbiamo la lezione. Chiama a questo numero, il nostro caro Pasquale, il numero sotto impressione, il numero che hai lì davanti, e chiedi di iscriverti, di mandarti l'ID di Zoom. Se tu non sai che cosa è Zoom, chiedi di spiegarti un programma che ti scarichi, e una volta che te lo scarichi, poi ti daranno l'ID, entrerai con tutti gli studenti in un mondo virtuale di insegnamento vero, con tutti gli studenti di tutta Italia. Incontri bellissimi, bellissimi. A volte facciamo tempo di preghiera, oggi sarà un po' più corto perché un impegno più tardi c'è una festa che fanno i bambini di scuola con tutti i genitori. Dobbiamo andare. Io avevo proposto di farlo qui a casa mia, ma poi non hanno voluto, e si fa in questo ristorante. È sempre una buona opportunità per evangelizzare, per parlare dell'amore di Dio. Bene, e se tu sei uno degli studenti, dei genitori degli studenti, e ci stai guardando, preparati perché ti parlerò di Dio con il megafono. Dio ti ama, Dio ravvediti, Dio ti ama. Bene, detto questo, vi saluto. Se ci sono delle domande, scusate, no, no. È benissimo, dico, per esperienza. Per esperienza bellissima, davvero. Ok, non Carla Pisano, pastore, io comunque ho bisogno di una guida. Credo di dipendere sempre da qualcuno che possa davvero spiegarmi la parola. Sono minorane ancora. Beh, la cosa buona, Carla, è che hai capito dove ti trovi. Perché ci sono bambini che non ti dicono: oh, io so ascoltare benissimo. Questa sorella ieri mi diceva, quando dice: tu ascolta la Bibbia, ascolta Dio. E le ho detto: ti regalo lo studio come ascoltare Dio. E mi risponde: io so benissimo ascoltare Dio. E allora dico: se sei benissimo ascoltare Dio, perché mi hai chiamato perché ti dia la parola profetica? Mio Dio, ci sono proprio figli che non vogliono ascoltare. Comunque, al di là di questo,
Sì, ci vuole i pastori, qualcuno che ti guidi. Che cos'è un pastore? Un pastore è colui che ti dà le dritte. Se tu vedi il pastore, la pecora va, il pastore vede dove ci sono i prati e ti guida in quella direzione. Ma poi la pecora mangia da sola, non è che il pastore viene bene, ciccino, vieni qui, vieni là, ciù, mangia un po' l'erba, mangia. Ah, che bravo ciccino, bravo. No, non funziona così. Il pastore ti guida, ma alla fine se tu non mangi, non cresci. Ha senso? Allora, per quello la crescita è un percorso, devi imparare a crescere, e se non cresci non potrai mai usufruire di tutto quello che Dio ha già donato. Bene, ragazzi, vi saluto, vi voglio un sacco di bene, siete speciali, vi ringrazio per seguire questi incontri, mi sento onorato veramente di poter servirvi e di prepararmi per voi, per poter dare il meglio e far crescere il popolo di Dio. E questi messaggi sono messaggi che il Signore mi mette nel cuore, secondo il bisogno. Bene, vi saluto ragazzi, vi saluto tanto.